stracotto di vitello al vino rosso. Un piatto ricco, saporito e davvero succulento, ideale per i pranzi di primavera, lo stracotto di vitello al vino rosso. Una ricetta semplice ma dal gusto intenso, che renderà indimenticabile la vostra tavola. Ecco come prepararlo. Gli ingredienti per 4 persone sono: 1 kg di polpa di vitello, 1 cipolla, 1 carota, 1 costa di sedano, 1 spicchio di aglio, 2 cucchiai di farina, 1 bicchiere di vino rosso, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 1 cucchiaino di concentrato di pomodoro, timo, rosmarino e salvia cubi, sale e pepe cubi. Procedimento. Mondate la cipolla, la carota e il sedano e tritateli finemente. In una pentola capiente fate soffriggere il trito con l'olio, l'aglio schiacciato e le erbe aromatiche. Unite la carne di vitello tagliata a pezzi e fatela rosolare per qualche minuto. Spolverate con la farina, mescolate e bagnate con il vino rosso. Aggiungete il concentrato di pomodoro, mescolate e fate cuocere per circa 45 minuti a fuoco basso, regolando di sale e pepe. Servite lo stracotto di vitello ben caldo e gustatelo con un contorno di patate al forno.